Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi oggi siamo su Realm Royale. Lo sapete, l'altro videogioco che porto su questo canale, un grandissimo e secondo me divertentissimo Battle Royale con una certa venatura di tranquillità e di piacere a giocare che secondo me merita davvero tantissimo di essere provato. Voglio subito dire, perché lo so che me lo chiedete in tanti ragazzi, per PlayStation 4 e per Xbox arriverà prestissimo raga, prestissimo. Quindi state veramente attenti alla data di release che ovviamente dirò su questo canale. Oggi ci sono grandi novità su Realm Royale ragazzi, oggi 13 luglio arriva per la prima volta in questo gioco il Pass Battaglia ragazzi, il Battle Pass. Lo vediamo cliccando semplicemente nella sezione Battle Pass, durerà 57 giorni come stiamo vedendo e come vedete similmente a Fortnite si divide in Pass Battaglia gratuito e Pass Battaglia shoppato, in poche parole. Come vediamo ragazzi, direi che siccome io ci gioco e siccome è divertente volevo vederlo insieme a voi in questo video reaction, quindi ci andiamo a prendere il nostro Pass Battaglia normalissimo, vogliono 950 corone, direi di andare ad aggiungere dei fondi al nostro Steam. Per farlo bisogna momentaneamente, datemi un secondo per non farvi vedere i miei dati personali, datemi solo un attimo, aggiungiamo dei fondi al mio Steam. No, comunque non si vedevano dati personali, era semplicemente la mia PayPal. Deve stare nei termini del contratto, ok, li accettiamo. Si acquista direttamente dal gioco caricando il portafoglio, grazie per l'acquisto, perfetto. Vediamo su, ok, è arrivata una transazione, chiudiamo. Allora, una volta che tu hai caricato, ti faccio vedere, una volta che sono stati caricati i fondi qui noi gli diamo un autorizza in modo che lui si prende direttamente prot le cose. Purchase new item unlock, 100 corone ragazzi, che sono praticamente la moneta. Qua ragazzi ci prendiamo il Battle Pass con 950 corone e lo facciamo insieme. Spronk! 3 new items unlock. Allora abbiamo il nuovo logo, il primo Awakening. Abbiamo un boost del 50%, voi non lo vedete perché sono io davanti. Aspetta che ve lo faccio vedere. Abbiamo, eccolo qua, un boost del 50% su quello che riguarda i punti esperienza della stagione e abbiamo un uovo al posto del nostro polletto con scritto alfa che serve da utilizzare come skin per il polletto. Battle Pass completamente sbloccato, lo andiamo a vedere insieme ragazzi. Livello 2 si sbloccano Zurgulu delle cose, il guerriero, l'avatar del guerriero a livello 3, subito la prima scia a livello 4 e l'avatar dell'ingegnere a livello 5, 100 corone per il livello 6, l'avatar dell'assassino a livello 7 e una skin meravigliosa sempre credo per il guerriero, il Primal Champion, skin per il mago ragazzi nuovissima. Qua si prendono 100 corone per il pass battaglia gratuito a livello 10 e un nuovo stendardo con le gocce. L'avatar per il... Ah, l'avatar è quello in alto. L'avatar è quello che vedete, io ho la scritta alfa. Questo invece è l'avatar proprio, appunto, che si può mettere là in alto dove c'è il nostro coso. Una skin di livello 12 del Primal Champion che sembra un po' più figa di quella di prima. Altre 100 monete. Qua abbiamo un secondo Chicken Cracked. Abbiamo un altro ovetto che va di prepotenza. Prima schermata di caricamento dove c'è il guerriero e un'altra balla, un'altra danza a livello 15, un po' brutta questa danza, se devo essere sincero. Wow, il Primal Champion 3 ragazzi, prepotentissimo, e l'avatar del T-Rex, perché vi ricordo ragazzi a livello 17 si parla di dinosauri in questo Battle Pass. Questa l'hanno spudoratamente copiata da Fortnite. Abbiamo lo spray del dinosauro, un'altra emote ragazzi. Ma perché deve piangere? Ma è spudoratamente copiato a livello 20. Anche questo, una scia de fuego molto bella della meteorite. Ancora 100 corone.
Abbiamo un bellissimo il polletto che suona il flauto lì, la trombetta come Avatar, e il Primal Champion 4, cattivissimo ragazzi, come skin principale del livello 24, meraviglioso, che figo, questo tirannosauro con gli occhiali da sole, veramente meraviglioso, e il loading screen del caricamento, in poche parole, ancora un emote a livello 26, come at me, abbiamo bellissimo il drag. Non può fare po po po, è un drago, lo spray del dinosauro col cuoricino, l'avatar del pulcino un po' arrabbiato e la skin epica del Primal Champion 5 con 100 corone per metà del pass battaglia, livello 31, lo spray del dinosauro, ancora 100 corone, wow, Cobalt Charger, ragazzi, a parte che io non cambierò mai lo psicallo, però come si dice, per il nostro cavallo possiamo addirittura corazzarlo, di nuovo un emote, cos'è? Il ballo per il nostro guerriero, abbiamo la bandiera del pulcino ucciso come avatar, livello 36, si comincia con lo Slice Condrel, credo che sia per l'assassino, non lo so, o forse semplicemente una cosa del genere, arriva a livello 37 un altro plate per il nostro avatar con l'unghia del dinosauro, 100 di nuovo, bellissimo, il Missing Link è meraviglioso ragazzi, questo è veramente figo, il cosa abbiamo, le emote Smooth Moves, questa è molto carina, ma cos'è, bellissima, livello 40, andiamo avanti, livello 41, lo spray del drago arrabbiato, livello 42, ancora 100 monete, una... Livello 43, poi il culo, meraviglioso, livello 44, livello 2 lo Sly Scoundrel, livello 45 lo spray del dinosauro felice, spudoratamente spixellato di prepotenza, ancora ragazzi il Skydive Effect, il Meteor Shower 3, cambia la scia, non so neanche cosa mettere, il Realm Lord, livello 48, il Chicken Trophy, a livello 49 come avatar, e livello 50 lo Sly Scoundrel 3, molto bello, ancora per livello 51, 100 corone, lo spray dell'orma dinosauro a livello 52, arriva il primo Raptor, ragazzi, veramente bello da utilizzare al posto della nostra cavalcatura, andiamo a livello 54 a prendere il chicken che piange, e abbiamo lo spray a livello 55 invece del polletto che piange, livello 56, lo Slice Condrel 4 col polletto dorato dietro. L'hanno copiata spudoratamente da Fortnite. Ma lo spray del polletto che corre a livello 59. Abbiamo un'altra scia molto bella a livello 60. Altre 100 corone per noi. Livello 61 sblocchiamo l'avatar. La schermata di caricamento dei due tirannosauri. Livello 62. L'ultima skin dello Slice Condrel. Livello 63. 100 corone, livello 64, l'Apex Predator, che è praticamente come si chiama, lo stendardo leggendario, e a livello 65, l'ultimo Apex Predator, ragazzi, veramente, veramente figo, il Velociraptor da utilizzare come cavalcatura. Beh ragazzi, direi, come vedete ragazzi, hanno cambiato anche... la home page c'è per le partite in solo, il platino 2, il bronzo 5 per il 2, il bronzo 5 per le partite in squadra. Vi ricordo che avete ancora tempo per prendere, oltre al Battle Pass, anche la sezione shop, l'Alpha Pack, che è quello speciale che dovrebbe terminare tra pochissimo, acquistabile solo in periodo limitato. E direi che io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando ragazzi, stay tuned con Realm Royale, perché andrà di brutto. Se siete per PC lo potete già scaricare gratuitamente da Steam, se siete per console abbiate ancora un attimo di pazienza che fra poco parte a cannone. Noi ci vediamo in live, ciao!